Di fatto un test in famiglia, pochi intimi, prevedibile, appena 400 spettatori, ritmi assai blandi, hanno influito senza dubbio i richiami di preparazione. Molto meglio il Fano di Massimo Epifani, che a sorpresa si impone 2-1. Indisponibili Campagnaro, Memusciai e Del Grosso, sempre 4-3-3 le principali novità. Canutè, vertice basso del triangolo di metà campo con Brugman mezzala, Crecco terzino sinistro davanti Del Sole e Antonucci a supporto di Mancuso. Dopo 3 mesi si rivede Capone, che giocherà l'intera ripresa. Le azioni salienti: Del Sole su calcio franco, sinistro di poco alto, replica Selasi, destro poderoso che non inquadra lo specchio. Al 43esimo Sosa impegna Fiorillo su corner di Lazzari. 23esimo contatto in area, Celli Antonucci, il giuliese Antonio Di Martino assegna il rigore che Mancuso, tanto per non perdere l'abitudine, trasforma di giustezza. 1-0 Pescara. 38esimo il pareggio del Fano. Canutè fa quello che non deve, perde un pallone sanguinoso da applausi. Il destro di Tascone, senza dubbio un gran gol. Fano ad un passo dal vantaggio, invito di Vitturini, testa di Da Silva, ricordate? Fiorillo vola e salva la sua porta. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, sponda di Sosa, goffo Konaté che spreca da 2 passi. Ripresa 29esimo, la difesa biancazzurra pasticcia, a quadro si coordina, qualcuno devia, Castrati fuori causa, 2-1 Fano. E poi missile di Canutè, incrocio scheggiato allo scadere sinistro di Morselli, di un soffio al lato. Così Pillon e Massimo Epifani. Si può essere anche stanchi, come abbiamo lavorato tanto, però non mi è piaciuto l'atteggiamento che non va bene, però queste sono cose che poi parlerò con i ragazzi, vediamo un attimo. E girano un po' le scatole. Io quando vedo la squadra che gioca così mi girano le scatole. Cioè, io sono sincero, non posso nascondere che oggi abbiamo fatto... Ma ecco, più il secondo del primo... Tutti e due. La soddisfazione di tornare a Pescara. Il risultato è oggi un amichevole, un allenamento. E sono contento di quello che abbiamo fatto perché nell'ultimo mese e mezzo stiamo facendo veramente bene. C'è stata la sosta e oggi siamo ripresentati ancora bene. Quindi di questo sono contento. Poi in amichevole potevamo vincere noi, poteva vincere Pescara. L'importante, l'ho detto ieri, che la cosa più importante è che non ci siamo fatti male. Sinceramente io non ho parlato né con Gaetano, non ho parlato di questa cosa qui, perciò non posso dire niente da questo punto di vista, se lui vuole andare via, non vuole andare via. Lui è un giocatore del Pescara, io adesso alleno i giocatori del Pescara e sono concentrato su quelli che ho a disposizione. Cioè, se dovesse rimanere Monacario, lei sarebbe comunque contento? Perché voi dovete sempre sapere se, come, cosa. No, Monachello, se a tuttora è un giocatore del Pescara, e io. Cioè, il discorso è questo: di Cocco e Fournasier abbiamo fatto una scelta condivisa con la società, e questo lo sapete. Il resto sono giocatori del Pescara, io li alleno. Cioè, non è che io dico Monachello vai via, no. Sono giocatori del Pescara, io li alleno. Secondo me è un grande acquisto, questo è un grande acquisto nel senso che purtroppo lui si è fatto male subito, l'abbiamo perso per lungo tempo, però è un grande acquisto. Capone. Siamo contenti, un ragazzo molto, molto giovane, promettente. Spero faccia il percorso di Gravillon, nel senso che di crescita piano piano, di lavorarlo bene, perché è un giocatore che può essere molto interessante, molto giovane. Però di grande prospettiva. Deve migliorare molto, non commettendo l'errore che ha fatto oggi sul primo gol, per dire. Lì giochi su una zona molto pericolosa se perdi palla. Quando perdi palla lì, noi siamo aperti e diventiamo vulnerabili, come è successo sul gol. Perciò quegli errori non si devono commettere per un giocatore come lui. E poi deve cercare di giocare le cose più semplici, non portare la palla, tatticamente deve migliorare molto. Però ci stiamo lavorando. Mi ricordo anche la quarta giornata con Foggia, pronti via, Canutè davanti alla difesa, sì. Per mezz'ala, salvo poi cambiare, sì. Insomma, quella giornata non andò neanche il tempo. Spero. Sì. Però potrebbe essere... Sì, potrebbe essere una delle soluzioni per avere anche più fisicità sui contrasti, però ripeto, deve migliorare molto lui da questo punto di vista. La fretta
In questi casi la... bravissimo. Cioè io non voglio avere fretta di andato via uno, bisogna subito prendere l'altro. Intanto ce ne abbiamo di centrocampisti buoni. Cioè, chiaro che se dovesse andare via Brugman sarebbe un problema, perché trovare un sostituto di Brugman. No, no, io non so, ma perché volete mettere Brugman sul mercato? No, mica lo volevo mettere io, ma c'è stata una trattativa, poi se non si mettono d'accordo. C'è stata una trattativa, non lo sappiamo questo, io non lo so. Lo sappiamo tutti. Io, beh, lo sapete voi, io non lo so. Cagliari lo vuole, non si sono messi d'accordo per pescare Cagliari. Ma tutti vogliono Brugman. No, nel senso che non lo so. Ma voi siete. No, se cominciamo così da qui al 31 di gennaio, allora. Infatti lei deve parlare oggi e poi il 31. Infatti non ci parlo più. Mercato. Muro, non parlo più del mercato. Cioè, se lei ci dicesse, se ha fatto delle richieste specifiche alla società. Sì, io gli ho detto quello che mi serve. Ci sono delle priorità per lei? Sì. Naturalmente sono innesti quelli che lei ha chiesto per fare il salto di qualità. Cioè sono innesti mirati che quelli che ci servono. Uno è arrivato, che è Bettella. Però se noi diciamo Pucciarelli, no. Il giocatore giusto? No, io l'ho avuto il Pucciarelli ad Empoli, lo conosco bene. Esatto. Pucciarelli è fortissimo, amica... cioè è un giocatore forte, però ha delle caratteristiche che secondo me non è quello che va bene per la nostra squadra. Punta centrale con due esterni, sarà sempre 4-3-3, sì, potrebbe però poi essere suscettibile di variazioni in corso d'opera. 4-3 può essere 4-4-2, può essere 4-3-1-2. Cerchiamo di capire se magari cambiando il modulo cambia anche la tipologia di giocatore. No. Un conto se giochi con una punta, un conto se giochi con due punte. Sì, no. Sì, no. Ve l'ho detto, andando via Coco Fornage, ci siamo i due sostituti e noi stiamo vedendo questo. Più di questo cosa posso dire? Dopo, da qui al mercato, mi sa che fino al 31 gennaio non so cosa succederà, perché ogni giorno vedo notizie nuove. Grazie a me. Le 7 partite, ho visto i dati, qualche volta ho visto anche la squadra, prima della sosta 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Tra l'altro è una squadra che è vero che segna non tantissimo, 11 gol se non vado errato, di cui 6 realizzati da Ferrante, però è dato una solidità importante. Questo Massi è il lavoro dell'inizio dell'anno e ci ho messo un po' di tempo per trovare la quadratura, perché abbiamo anche cambiato modulo, all'inizio facevamo 3-5-2, 4-3-1-2. E poi sono i giocatori che ti danno il modulo. Credo che abbiamo trovato la quadratura giusta. Adesso col mercato di gennaio ci stiamo sistemando anche in alcune lacune che abbiamo e dobbiamo pensare di fare tanti punti giorno intorno, perché noi ci vogliamo salvare il prima possibile. Sei solo di passaggio a fare? No, io sto bene, ho trovato una società, un presidente che mi fa lavorare bene.